Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera. Europa League, Europa League. Atalanta out. L'Atalanta out. Fuori, l'Ipsia qualificata. L'italiana, ragazzi, l'Italia, l'italiana in Europa, ripeto, noi non falliamo un cazzo. Un cazzo, non falliamo un cazzo. Siamo 0, 0, 0, 0. L'Atalanta poi quest'anno ha fatto registrare l'annata peggiore degli ultimi anni, anche in campionato non sta raccogliendo frutti che raccoglieva gli anni passati. E niente da dire, il Lippi siamo avanti meritatamente, quindi noi siamo zero. Quello che voglio dire, vittoria papà. E sul tempo effettivo, io sul tempo effettivo, ragazzi, ci ragionerei. Io sono favorevole, anche perché così si eviterebbe di queste perdite di tempo che portano a risse, a tafferugli. Io veramente sono favorevole al 100%. Si calcola un minutaggio, 55, 60 minuti, e così tutte le squadre avrebbero un minutaggio uguale per tutti e nessuno si lamenterebbe, perché tanti allenatori si lamentano del recupero, poco recupero, troppo recupero, perdita di tempo. Secondo me siamo arrivati a un punto tale che il tempo effettivo va inserito. Io sono favorevole, poi i pensieri sono discordanti, ci mancherebbe. È rimasta soltanto la Roma in Conference League, vediamo cosa fa questa sera. Poi queste cazzo di coppe che non si capisce niente, Europa League, Conference League, e mette la vittoria. Tutto lì, va bene, ci vediamo casomai dopo, ci vediamo. Poi domani rinizia il campionato e vediamo cosa succede, perché il campionato, ragazzi, ogni settimana ne nasconde una sorpresa. Ma se ci incazzate fino alla fine, forse voi cliccate la campanella, ragazzi, vai, iscrivetevi, ciao.